Sì, scritto. È stata della, diciamo, nella concitazione dell'elencare tutti i partecipanti, non l'ho detto, forse non l'hanno detto tutti, forse ne manca anche qualcun altro, ecco, quindi sicuramente anche il Ministero della Salute, oltre all'Istituto Superiore di Sanità e altri. Grazie. Grazie. Allora, sì, poi tra l'altro è nell'elenco degli autori, quindi sicuramente. Dunque, credo che siate d'accordo tutti, queste due relazioni sono strettamente correlate, quindi al fine di, non di anticipare, di rispettare se non altro il tempo della pausa a pranzo, anticipiamo invece la relazione sul flusso dei dati, e queste due relazioni, sono d'accordo i relatori, saranno le prime del pomeriggio, quindi adesso abbiamo un'ulteriore relazione, poi avremo una pausa a pranzo. Allora, questo introduco quindi il, avevamo detto, l'avevo accennato, finalmente viene messo in un documento, sono messe in un documento le istruzioni sul come caricare i dati, quindi si ha un punto di riferimento che tra l'altro è aggiornato perché a nostra volta noi partecipiamo ai periodici corsi che vengono fatti dalla Commissione Europea per adeguare le modifiche al caricamento dei dati sui server della Commissione Europea. Quindi introduco la dottoressa Sonia Fontani, che appunto ci illustrerà il flusso dei dati all'interno della rete e verso la Commissione Europea, e come questi quindi vengono raccolti e ci darà un cenno su come questi dati vengono anche controllati e validati. Buongiorno a tutti, allora anche questa classe, come già detto, è inserita nel manuale della rete Resorad, che è stata elaborata da ISPRA, ma chiaramente con il contributo di tutti i soggetti della rete. L'obiettivo principe del documento è stato quello proprio di fornire un quadro su quella che è la gestione dei dati analizzati dalla rete Resorad, quindi una raccolta dei dati, il flusso e la validazione degli stessi. C'è da tener conto, ormai ne abbiamo già parlato, che la rete Resorad è costituita da ben 33 laboratori. I campioni analizzati annualmente sono all'incirca 12.000 l'anno in media, e questo corrisponde a una quantità pari a circa 50.000 record in un database. Da qui si evince come sia necessario che questi dati siano strutturati, siano immagazzinati in modo strutturato, in modo tale da consentire il flusso degli stessi e quindi uno scambio di informazioni che deve essere rapido ed efficiente. Questo è chiaramente molto importante nella routine, ma lo è ancora di più, e ne è stato già parlato questa mattina, in caso di eventi anomali, eventi incidentali. Vediamo appunto il caso di Fukushima, in cui è stato richiesto alla rete uno sforzo di intensificare i monitoraggi, intensificare i controlli su alcune matrici, e considerate che nell'arco di un mese e mezzo, poi lo sapete bene tutti perché molte delle persone che sono qui appunto hanno partecipato attivamente a questo, nell'arco di un mese e mezzo sono stati analizzati ben 3.000 campioni, e la possibilità di immagazzinare i dati e scambiarli in modo rapido e efficiente è stata una carta vincente, è stato determinante per poter rispondere alla necessità di informazione del momento. C'è inoltre da tenere presente che molti dei partecipanti alla rete sono gli stessi che devono rispondere in caso dell'emergenza, quindi ci deve essere un flusso di dati tra quella che è la sorveglianza e quella che invece è la situazione di emergenza. E poi l'altro obiettivo, quello che citava prima Giancarlo, proprio di fornire una sorta di vademecum per chi deve caricare i dati sul DB e al tempo stesso può effettuare delle interrogazioni all'interno del database. Questo è come è stato strutturato il documento, quindi un'introduzione, riferimenti normativi, la struttura del flusso, il sistema RADE, il processo di validazione dati. Adesso andremo un pochino più nel dettaglio. Come riferimenti normativi sono già stati citati, comunque sicuramente il Trattato Istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, quindi l'articolo 35 stabilisce che ciascuno Stato membro
provveda a una sorveglianza della radioattività nell'ambiente, e nel 36 si dice che le informazioni devono essere comunicate dalle autorità competenti alla Commissione europea. Questo è stato recepito a livello nazionale dal decreto anche questo è stato recepito a livello nazionale dal decreto legislativo 230/95, in particolare dall'articolo 104, e ISPRA, in quanto deputata al coordinamento tecnico della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, dovrà provvedere alla diffusione dei risultati delle misure effettuate e, in ottemperanza all'articolo 36, alla comunicazione, quindi a trasmettere i rilevamenti alla Commissione europea. Questo è uno schema che va un po' ad illustrare qual è il flusso della struttura del flusso dei dati, che è articolato su tre livelli. Abbiamo fatto un nodo locale, un nodo nazionale e un nodo europeo. Il nodo locale è rappresentato da tutti i soggetti della rete RESRAD. In alcuni casi abbiamo alcune regioni in cui più laboratori producono, effettuano misure, e spesso questi vanno poi ad afferire ad un laboratorio centrale che costituisce il data entry, cioè colui che deve fornire i dati all'interfaccia nazionale. Abbiamo fatto una ricognizione di tutti quelli che sono le modalità di raccolta e gestione dei dati all'interno della rete. Abbiamo delle realtà variegate: chi utilizza l'INS, quindi ha una gestione di campione misure molto ben strutturata con questo sistema, chi ha un DB strutturato, chi utilizza Access come database relazionale, chi ha Excel. Comunque, indipendentemente da quella che è la realtà locale, ciò che importa è che tutti debbano in qualche modo interfacciarsi a livello nazionale, quindi con quello che è stato creato, è il sistema RADIA, che è stato realizzato nel 2005 da ISPRA nell'ambito del sistema informativo nazionale ambientale. E questo sistema RADIA è costituito da una banca dati, che è il DBRAD, e da un modulo di interscambio dati, che è il NIDRAD. Allora, il DBRAD è una database che è stato sviluppato in ambiente Oracle, è residente su un server ISPRA, ed è stato adeguato a quelli che sono gli standard informativi e tecnologici, non solo del SINA, ma anche della Commissione europea, appunto, in ottemperanza dell'articolo 36 Euratom. E c'è da dire, qui ho messo la banca dati nazionale della rete RESRAD, non solo, direi, cioè è un po' la banca dati che va a raccogliere la maggior parte dei dati di radioattività che sono prodotti a livello nazionale, che sono disponibili chiaramente a tutti i soggetti della rete, ma anche ai soggetti istituzionalmente interessati. Raccoglie infatti dati anche prodotti dalle reti locali di controllo sugli impianti o sui depositi nucleari, raccoglie dati di campagne straordinarie, nel caso di Fukushima o di siti potenzialmente contaminati. Quindi è un pochino più ampia come banca dati, ma ciò che importa è che ogni dato ha una specifica valenza in relazione proprio alle finalità con cui è stato prodotto e immagazzinato, e quindi questo consente di poter estrarre poi dal DP ciò che più interessa in relazione proprio alla valenza del dato. Se voglio estrarre solo i dati di rete nazionale, questo è possibile, oppure solo quelli della rete locale e così via. E per quanto riguarda quindi lo scambio dei dati, questo avviene tramite il modulo di interfaccia web, che è il MIDRAD, che consente proprio un accesso diretto al database, poi vedremo dopo. Altre due parole su come è stato strutturato questo database. È un database che è stato strutturato, io dico, in modo razionale e flessibile. Che cosa si intende? Razionale in quanto è organizzato in tabelle che sono in relazione tra di loro e con quello che è il nucleo base del database, che è questa matrice campione misura, in cui ad ogni matrice possono corrispondere infiniti campioni e ad ogni campione infinite misure. Cioè questi elementi stanno in relazione uno a molti, si dice nel linguaggio del database. E queste relazioni, e le relazioni tra le tabelle
hanno proprio consentito di costruire, diciamo, delle query, cioè delle interrogazioni strutturate dei dati presenti nel database, adatte proprio a rispondere a tutte le richieste informative a cui può essere chiamata una banca dati. La flessibilità anche cosa consiste? Nella possibilità di aggiungere oppure modificare i contenuti informativi del database, proprio per adattarle alle esigenze della rete, quindi è uno strumento dinamico, senza però dover mettere in discussione chiaramente quella che è la struttura portante del database. Qui ho messo il tracciato record, cioè quello che è il contenuto informativo che deve essere presente all'interno di un record del database. È suddiviso in blocchi principali, ciascuno dei quali comprende più campi che corrispondono poi alle tabelle di cui parlavo prima, e questi possono essere codificati, ovvero c'è una codifica prestabilita, ben precisa, oppure possono essere poi pure non codificati. Alcuni di questi sono obbligatori, altri facoltativi. In particolare abbiamo quindi il laboratorio di riferimento, questi blocchi principali, una parte dedicata al campionamento, quindi la georeferenziazione del campione, la data di campionamento, e poi invece una parte che è dedicata proprio al campione, quindi individuazione del campione, tipo di campione e poi la parte della misura. Cito dei campi che sono codificati, tipo il nome del laboratorio, la regione, il comune, c'è una codifica specifica, quindi va inserito nel campo relativo un determinato codice. Importantissimo l'identificativo analisi campione, che è univoco e irripetibile all'interno del database. C'è proprio un link tra quello che è l'identificativo del campione che viene fornito dal laboratorio e il laboratorio stesso, cosicché non ci possano essere delle possibilità di sovrascrittura dei campioni, quella si dice una chiave primaria. Per popolare il database quindi devono essere fornite tutte queste informazioni. I soggetti della rete, in relazione a quella che è la loro realtà locale, potranno estrarre dal loro database un foglio dati che corrisponde a questo contenuto informativo o altro in base alla loro realtà. Noi per praticità abbiamo creato un foglio dati in Excel in cui sono riportati tutti i campi che citavamo prima, con le istruzioni, i vari campi codificati, come devono essere messi e così via. Ora non mi dilungo su questo è giusto per praticità. A questo punto, una volta creato il file, ecco che è possibile caricarlo sul database. Come si fa a accedere? Tramite questo modulo di interscambio via web. Basta accedere al sito www.radia.apat.it. Il dominio del sito è ancora APAT, perché appunto presenta l'acronimo APAT, perché a quel tempo, quando è stato creato, quando è stato acquistato il dominio, eravamo APAT, non si può cambiare. Comunque, accedendo al sito compare questa schermata, e andando dentro questa area riservata, quindi inserendo le proprie credenziali di accesso che tutti i soggetti chiaramente hanno, tutti i soggetti della rete possiedono, si può accedere direttamente a questa schermata. Si possono inviare i dati per il caricamento oppure si può andare ad interrogare il database. Il caricamento come avviene? Una volta preparato il file o estratto dal proprio DD o sulla base del foglio dati che noi mandiamo annualmente, quindi sul proprio PC, lo si mette qui, si carica, e poi si può avviare il caricamento del file. Qui ci sono tutti i campi che sono presenti, c'è un'impostazione di default oppure si possono cambiare, e vengono qui visualizzati i primi 5 dati da inserire. Si avvia l'elaborazione, e in questo modo noi abbiamo, quindi lavorando online, abbiamo caricato, siamo andati a popolare il database. L'altra possibilità, come dicevamo prima, è quella di effettuare un'interrogazione. L'interrogazione del database, quindi abbiamo dei menu a tendina,
possiamo andare a immettere vari criteri di ricerca, che sono questi: dal contesto di campionamento, che è la valenza del dato, come dicevo prima, il laboratorio, la matrice, la bioclide, il tipo di campione e così via. E in questo modo, effettuata l'interrogazione, si otterranno i risultati della nostra ricerca e sarà possibile scaricare i dati dal database in formato Excel oppure esportarli. Nel documento ci sono poi tutti gli step di questi processi, chiaramente. Io ora qui vi dico le cose principali, però è tutto ampiamente descritto. Infine, la parte della validazione dei dati. Allora, sappiamo che l'assicurazione della qualità del dato è un programma proprio per rendere più affidabile possibile il processo di misura, e per questo è necessario controllarlo attraverso, per identificare le eventuali fonti di errore. Quindi le attività di controllo dovranno iniziare dalla fase di accettazione del campione fino all'archiviazione del dato. Quindi possiamo dire che il dato è validato dal produttore stesso, quindi dal soggetto della rete Resonad. Quello che chiaramente, noi siamo in un contesto in cui abbiamo più di 33 laboratori, quindi sarà molto importante garantire la qualità, la comparabilità, l'omogeneità dei dati raccolti. E per fare questo un ottimo strumento è sicuramente la partecipazione a dei confronti interlaboratori. Citava prima Giancarlo i confronti della Commissione Europea, a cui molti dei soggetti partecipano, e nell'ambito anche di questa convenzione è stato proprio organizzato un interconfronto che sarà illustrato domani da Pierino De Felice di Enea Indri. Quindi abbiamo pensato anche a questo, perché è un aspetto molto molto importante. Abbiamo qua una serie di attività di controllo dei dati che sono automatiche del sistema, che noi implementiamo ogni anno. Quando si carica un file tramite il MIDRAD, l'eventuale riscontro di errori impedisce il caricamento, questo chiaramente per evitare l'inserimento di dati non validi. Qui ho citato alcuni dei controlli automatici che fa il sistema, alcuni molto banali: compilazione errata o mancante di campi codificati, piuttosto che una compatibilità, la mancanza di compatibilità tra matrice e unità di misura e così via. E poi abbiamo anche inserito un warning, quindi un'attenzione nel caso in cui si vadano ad inserire dei dati che superano i report per le matrici che sono contemplate, superano i reporting level della raccomandazione 2473 dell'Euratom. E questo per dire: ok, se vuoi inserire questo dato va bene, però sappi che sta superando il livello soglia, quindi anche qui per individuare eventuali errori. Poi abbiamo delle attività di controllo manuali tramite interrogazione del DBRAD, quindi gli operatori di ISPRA effettuano periodicamente dei controlli scaricando i dati dal DB, e nel momento in cui si va ad identificare dei dati anomali, di solito ci si confronta con il produttore dei dati e poi si valuta in merito alla validità dello stesso. Arriviamo al terzo livello, quindi al livello europeo. A livello europeo abbiamo il Radioactivity Environmental Monitoring Database del Joint Research Center, che è sito in un server a ISPRA a Varese. Questo raccoglie i dati di 27 stati membri. È un po' simile a Radia, perché è accessibile anche lui via web tramite delle credenziali di accesso, ID e password. Occorre però scaricare un software specifico per poter accedere al database, che è il REM Data Submission Tool. Per l'Italia, ISPRA è l'utente abilitato alla trasmissione dei dati, e nel nostro caso noi estraiamo da Radia un file dati che è compatibile con il contenuto informativo del REM Database, e abbiamo chiaramente accesso ai dati, a tutti i dati presenti nel database. Da quest'anno c'è una novità, che abbiamo questo Public REM DB, ovvero a questo sito che è riportato qui sotto c'è la possibilità di accesso a questo database della Commissione Europea in maniera pubblica. Qui ho riportato una schermata e è possibile fare delle query, delle ricerche di campioni. È ancora in fase di implementazione, io ho fatto un po' di prove, non è immediato. Anche loro stanno lavorando su questo aspetto.
che è sicuramente un aspetto molto importante e siamo anche noi, a cui abbiamo chiaramente pensato anche a noi, di come rendere pubblica la parte di DRAD. E è un qualcosa su cui appunto abbiamo dedicato proprio una task che verrà illustrata nel pomeriggio sulla definizione dei contenuti web da restituire al pubblico. E penso che sarà molto interessante questo aspetto e ha meritato e merita una riflessione, perché è molto importante che anche ci sia un accesso pubblico che non sia solo per gli addetti ai lavori. Quindi è un qualcosa che merita sicuramente una riflessione. Grazie.